Se i dati sui vaccinati nel Magentino vedono tutti i comuni superare il 90% degli immunizzati, un dato positivo in termini relativi, è vero anche che in termini assoluti ciò significa che all'interno della popolazione vaccinabile, solo fra Corbetta e Magenta, le due principali città del territorio, ci sono circa 2.000 cittadini non vaccinati e che necessitano quindi di tamponi frequenti. Una realtà ben visibile dalla farmacia comunale di Corbetta, diventato un hub territoriale per chi necessita di tamponi. Sono centinaia le persone che si presentano ogni giorno, motivo per cui il sindaco Marco Ballarini ha chiesto uno sforzo straordinario anche in questa domenica di Halloween. Abbiamo ricevuto tante richieste di tanti cittadini che, a causa del ponte dei primi di novembre, erano in difficoltà col Green Pass perché non vaccinati o perché devono avere l'esito di un tampone rapido negativo per poter fare determinate cose. Ecco, allora abbiamo chiesto un ulteriore sforzo alla nostra farmacia comunale. Domenica 31 al pomeriggio, sempre solo su prenotazione, la nostra farmacia comunale numero 2 sull'ex statale 11 eseguirà i tamponi rapidi per permettere a tutti di avere il Green Pass e di poter già dal 2 di novembre riprendere le attività normali, quindi al lavoro, a chi invece deve fare concorsi, spostarsi, fare altre cose. Ecco, la nostra farmacia sta facendo uno sforzo immane perché non immaginate quanto è grande la richiesta di tamponi in questo momento. Fanno più di 100 tamponi al giorno. Questo è uno sforzo importante. Io ringrazio tutto il nostro staff, il nostro team della farmacia comunale di Corbetta per il lavoro che stanno facendo. Pensate che i 2/3 delle persone che vengono a Corbetta a fare i tamponi non sono della città di Corbetta, ma sono di tutto il territorio, proprio perché, ecco, forse è l'unica farmacia che fa anche i tamponi la domenica di Halloween, la sera, e quindi cerca di andare incontro ai cittadini, e io di questo ne sono fiero e li ringrazio.